Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo vlog qui a Parigi. Oggi ragazzi, come potete vedere, è una bellissima giornata, siamo baciati dal sole e voi lo sapete che non tutti sono baciati dal sole, no, a parte le cavolate. Siamo stati male questa settimana, entrambi con l'influenza, però ora stiamo molto meglio e appunto abbiamo deciso di approfittarne di questo sole parigino e di farvi comunque vedere questa giornata molto molto tranquilla a Parigi. Abbiamo deciso di iniziare questa nostra giornata ai Printemps, che sarebbero questi magazzini, grandi magazzini francesi vicino alla Galleria Lafayette. Esattamente. E principalmente andremo a vedere la nuova terrazza che hanno aperto nel nono piano del Palazzo Uomo. Infatti ci sono diversi palazzi Printemps, ma noi andremo a quello Uomo. Dai Printemps, mi raccomando, non è questo il palazzo ma è quell'altro. Infatti già da sotto si potrà vedere la terrazza con i posti a sedere e diciamo che il piano superiore era chiuso, abbiamo visto tipo c'erano delle sbarre, non si poteva salire, però c'era appunto questo ristorante con questo terrazzino e infatti si vedeva la Tour Eiffel, c'era proprio una vista bellissima. Peccato che appunto siamo stati male, non ci andava di bere chissà cosa, quindi siamo solo venuti a perlustrare la zona per poi magari in futuro venire o a pranzare o a cenare o fare un aperitivo. Comunque è molto carino, però i prezzi sono quelli che sono perché appunto siamo in un palazzo di lusso e ovviamente non costerà poco. Se volete invece un'alternativa gratuita, là su quel palazzo c'è la terrazza gratuita. Sì, ne abbiamo parlato in praticamente un sacco di video. Comunque ragazzi, abbiamo compiuto 3 anni di Parigi, io un mesetto fa, Mary da pochi giorni, e appunto volevamo raccontarvi un po' il punto dopo tutto questo tempo, qual è stata la nostra evoluzione e trasformazione qui a Parigi. Per chi non ci conoscesse, nuovo del canale, noi appunto viviamo a Parigi da 3 anni e all'inizio Parigi non è che ci piaceva molto. No. Sarà che l'abbiamo vista molto sporca all'inizio, sarà che, non lo so, c'era un qualcosa che non ci convinceva. Ah, te lo dico io, essendo una grande città, non eravamo abituati al cambiamento così drastico tra Perugia, città comunque abbastanza grande, ma da 200.000 abitanti a 2 milioni e mezzo, cioè cambia a livello di sporcizia, di grandezza della città, tutto cambia. Per carità ragazzi, noi abbiamo sempre amato viaggiare, abbiamo sempre viaggiato, quindi non è che da una piccola città siamo passati boom al cambiamento totale di una grande città. Comunque eravamo abituati, avevamo già visto posti del genere e ci è sempre piaciuto. Però appunto ragazzi, se siamo ancora qua un motivo ci sarà. Piano piano il nostro pensiero è cambiato, ci è piaciuta sempre di più. Diciamo che una cosa che ci ha fatto rimanere qua è stata forse anche l'opportunità lavorativa che ho avuto nel mio caso, perché ho cambiato più di un lavoro, sono cresciuto, ho avuto più opportunità rispetto magari a Perugia. Magari se vivevo a Milano avevo le stesse opportunità, non lo so. Per me invece è differente perché Parigi mi è piaciuta sempre di più, l'ho scoperta proprio nel profondo, non solo i classici luoghi turistici, ma abbiamo visto tantissime cose che i turisti magari non vedono e piano piano mi sono innamorata sempre di più. E quindi qui vi rispondiamo alla domanda che ci eravamo posti in un altro video. Quello mi sa dove ho compiuto 2 anni di Parigi. Sì. Se appunto Parigi era la nostra città definitiva o cose simili. No, la nostra età non è cambiata, nonostante Parigi ci ha preso sempre di più e ce ne siamo affezionati sempre di più. Comunque no. Allora, diciamo che vogliamo vedere più culture, più esperienze lavorative, insomma vogliamo vedere un altro paese. Quale sarà questo paese non lo sappiamo perché ce ne abbiamo vari per la testa, però con le situazioni attuali nulla si sa, e quindi questo anno sicuramente rimarremo a Parigi tranquillamente e poi vedremo di allargare i nostri orizzonti. Comunque ragazzi, fateci sapere voi cosa amate di Parigi, perché ovviamente una cosa che abbiamo in comune è l'amore verso questa città. Fateci sapere se siete mai stati qua, cosa vi piace, cosa non vi piace, cosa vi ha catturato, se vorreste mai venire a vivere a Parigi o non lo so, in quale città vivreste. Più che altro, qualsiasi domanda vi passi per la testa, scrivetecela qui sotto, così noi nel prossimo Q&A vi risponderemo tranquillamente. Comunque ragazzi, nonostante le tantissime cose che ci hanno fatto innamorare di Parigi, ovviamente ci sono anche cose che non ci piacciono, però sono praticamente futili per quanto sono poche e
irrisorie, diciamo. Possiamo dire che quella della sporcizia, qualsiasi grandissima città ce l'ha. Infatti, se un tempo ci dava fastidio questa cosa, ora praticamente è quasi, insomma, inesistente, cioè inutile. Infatti sì, non so se non ci facciamo più caso noi o è diventata più pulita Parigi. Esatto. Probabilmente, non poi, lo so. Poi, un'altra cosa che per noi è molto importante per quello che facciamo, cioè creiamo contenuti per YouTube, è che la maggior parte dei bar e ristoranti più fighi sono chiusi a domenica. E anche del lunedì. Esatto, il lunedì. Infatti noi vorremmo portarvi tanti altri ristoranti molto molto belli, ma purtroppo non possiamo andarli a provare perché siamo liberi solo la domenica e non possiamo. È lunedì. E non possiamo provarli. Ma anche questa è una cosa praticamente irrisoria, cioè non è che oddio. Non sono Parigi i problemi della vita, questo, insomma. Esatto. E poi altre cose sono magari il dover sempre stare con l'ansia di tenere il telefono bello stretto e fare attenzione, insomma, a chi c'è intorno a noi perché potrebbe comunque rubarvelo. Sì, è vero. Questa è una cosa poi che soprattutto all'inizio, quando eravamo qua, c'erano molti, ma molti più furti. Forse anche perché prendevo più spesso la metro all'inizio, vedevo proprio i telefoni che sparivano dalle mani. Sarà anche che ora prendiamo una metro, la metro 3, che è praticamente più calma, penso, una sì. delle più sicure di esatto. Parigi. E... un'altra cosa che non ci piace forse, il fatto che in 3 anni non siamo riusciti a fare amicizia con persone francesi. Ma poco questa niente. È una cosa molto di parte, diciamo. Esattamente, anche il fatto che noi... non abbiamo tanto tempo per fare amicizia perché la domenica siamo in giro a registrare video, gli altri giorni siamo al lavoro, quindi di persone francesi che conosciamo sono i colleghi di lavoro, cioè gli unici nostri amici francesi. Per il resto abbiamo amici italiani, ma anche loro conosciuti tramite lavoro. Poi ragazzi, parliamo di esperienze personali, ovviamente, però i parigini sono molto, diciamo, fanno molto gruppo tra di loro. Penso che anche se andate in discoteca e fate amicizia, comunque il giorno dopo non si ricorderanno di voi perché o erano ubriachi, non lo so. Vabbè, il fatto è che devi sapere bene la lingua se vuoi fare amicizia con un parigino, altrimenti cioè ti devi adeguare o fai amicizia con altri stranieri o con appunto con nazionali. Esatto, questa è una cosa molto triste che non ci piace. E poi non lo so, comunque le cose sono quelle e poi il resto. Una cosa che non mi piace è il meteo, cioè un giorno nevica, un altro c'è il sole, un altro stai male, appunto perché siamo passati da 0 gradi a 19 e sì. Quindi ragazzi, però eravamo consapevoli. Sì, questa è una cosa triste di Parigi. Esatto. E poi basta, se ce ne vengono in mente altre ve le diremo durante il video. Ragazzi, è assurdo come dopo 3 anni ancora ci meravigliamo per quanto è piccola Parigi. Cioè, fino a 2 secondi fa eravamo al centro commerciale Le Halles, abbiamo camminato pochissimo e siamo arrivati alla Saint Maritain. Le Halles è là in fondo. Esatto. Cioè, non so se si vede, qua in fondo. Cioè, noi dopo 3 anni ancora ci stupiamo di queste cose ovvie che in teoria dovremmo già sapere. Però vabbè, dai, anche questo è il bello, no? Cioè, più che altro prima quando siamo scesi dalla metro ho detto è assurdo che ogni volta dobbiamo guardare le indicazioni da dove uscire a Opera perché non ce le ricordiamo mai. Cose. Iscrivetevi al canale. Ah no, lasciate like ed iscrivetevi al canale. Cioè, dopo 3 anni ancora non l'abbiamo imparato. No, bravo, bravo. Non sono 3 anni da quando siamo su YouTube. Vabbè, 2 comunque. Una cosa molto molto bella di Parigi è che noi ora stiamo praticamente camminando a caso, ma c'è sempre qualcosa da vedere. Non abbiamo fatto un itinerario, noi siamo usciti, abbiamo detto scendiamo a Opera e poi da là si vedrà. Si vedrà. Infatti stiamo camminando praticamente a caso, ma stiamo vedendo un sacco di cose, quindi è una cosa molto bella per chi magari non ha un itinerario. Noi infatti siamo scesi a Opera, abbiamo fatto i Panton e poi siamo andati verso Opera, Bourse, Saint-Thier, Rue Rivoli, Saint Maritain, quindi qua vicino c'è anche, come vedete, davanti la Tour Montparnasse, Notre Dame, Louvre, cioè è tutto qui. Qui dietro, come vedete, c'è la Saint Maritain. Qua dentro ci abbiamo fatto un video dove vi spieghiamo, insomma, cos'era, cosa è attualmente. Cosa sarà? Sì, perché noi prevediamo il futuro, no? A parte delle cavolate. È un centro commerciale molto molto bello, in poche parole. Cioè, molto molto caro, anche, volevi dire. Come Galleria Fayette, come le Printemps. Esattamente, comunque guardatevi il video, ve lo lasciamo qui. Thank you.
Comunque questo sembra il tour esterno dei centri commerciali di lusso. Ora ci troviamo davanti al BHV Mare, che è un altro dei tanti centri commerciali di lusso. L'abbiamo portato di recente sul canale, forse nel terzo ultimo video. E ora ci troviamo davanti all'Hotel de Ville, che è praticamente... è diciamo il comune di Parigi. E in questo momento stiamo andando a un ristorante asiatico. C'era un periodo in cui praticamente su ogni video portavamo cibo asiatico. Abbiamo smesso, ma ora sono ritornati. Sono veloci, dai. E siamo finiti al quartiere Châtelet, dove è pieno di ristoranti e bar molto molto bello. Potrete fare un aperitivo qua o mangiare kebab o pizza kebab. Esattamente, molto trovate anche quello. Raga, alla fine abbiamo scelto di fermarci qui da Tran Tran Zai alle Châtelet. Non so se mi sentirete perché c'è un bordello assurdo. Comunque questo ristorante fa noodles e ravioli veramente a poco, cioè poco relativamente, 11,80 euro per questo piattone, ed è uno dei nostri preferiti, ci piace molto, e buon appetito a noi. Abbiamo appena finito di mangiare, abbiamo speso nella media 16,50 euro a testa circa, 33,90 euro in totale. Molto molto buono, asiatico, se vi piace insomma ve lo consigliamo come posto. Sì. Il ristorante si chiama Tra Tran Zai ed è accanto al Museo dell'Illusione. Noi ci siamo stati e ci siamo pure divertiti. Il video comunque sì, lo trovate sul nostro canale. Ve lo lasciamo qua, tanto ormai abbiamo capito com'è sì, l'andazzo. E niente, è finita qui la nostra giornata, ora rientreremo a casina e domani lei ricomincia il lavoro, io sarò ancora a riposo. E ragazzi, poi... assurdo, sono le 8:30 ed è ancora giorno. In effetti è vero, qua il giorno dura di più e l'ora massima è 10:30 se non sbaglio, sì. E quindi ragazzi, questa è la nostra giornata, speriamo che vi sia piaciuta. Non è stata organizzata per nulla, quindi... molto alla caso. Esatto, alla caso. E niente, lasciateci un like per supportarci, iscrivetevi al canale e ci vedremo con un prossimo video. Ciao! Ciao.